Ricordo ogni momento, anche se sinceramente faccio fatica a collocarli temporalmente. Un giorno lunghissimo, infinito. Un giorno stracolmo di dolore, di rabbia, di incomprensione, di incredulità. La domanda che mi ripeto, ma che mi ripeterò sempre, è: com'è possibile che nel 2020 avvenga una strage in una discoteca frequentata da adolescenti? Le parole di Francesco Vitali rimbombano in piazza 20 settembre. Con lui, sotto l'albero di Natale, a ricordare sua sorella Benedetta, ci sono il padre, le amiche e gli amici più stretti, le autorità ed i membri dell'associazione Cogeu, costituita proprio dopo la tragedia alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, che l'8 dicembre 2018 si portò via 5 ragazzi minorenni ed una giovane madre. In questo momento siamo qui, siamo a Frontone, a Senigallia e in tutte le altre città che sono state vittime di questa tragedia senza giustificazioni. Dice commosso il sindaco Massimo Seri, che questo sacrificio immane e dolorosissimo non si ripeta più. Allora oggi siamo qua intanto per essere vicini, vicini a Corrado, vicini a Francesco, e poi oggi manca una radice di quest'altro, che è Cinzia, che ci guarda probabilmente lassù, forse con Benedetta. Dicevo, siamo qui per non dimenticare, per ricordare. Siamo qui perché non accada più. Si posa una farfalla sulla spalla di io. Non posso darle altro se non un addio. Risuona poi una canzone in una piazza come congelata nel ricordo. A lei piaceva molto questo cantante e poi è legata comunque molto al significato che vogliamo portare. Dalla rabbia e dal dolore però scaturisce qualcosa di positivo, un manifesto per il divertimento in sicurezza i cui autori sono proprio i ragazzi dell'associazione Cogeu. Porteremo questi ragazzi per sempre nel cuore, dice Francesco, perché si stanno esprimendo dando voce al nostro dolore. Il passato ci deve parlare la giustizia. Noi dobbiamo cercare di guardare avanti e di fare di questi errori un bene, per quanto è possibile. La parola più grande che vogliamo dire è mai più. E noi come comune vogliamo impegnarci per far sì che non accada mai più. Speriamo che queste parole arrivino anche a te. In quel posto.